Il meccanismo delle restrizioni ormai è ben rodato e pronto per essere applicato in svariati contesti. Ora che gli stati hanno capito che possono comportarsi da padre padrone, intimando al popolino ineducato cosa deve o non deve fare per affrontare tutte le nuove presunte emergenze, sarà lecito aspettarsi un futuro fatto sempre più di imposizioni, con sempre meno spazio per libertà e buonsenso. In Francia tutto questo è già realtà. Come riportato dall'Indipendente, durante gli scorsi giorni sono state imposte alcune restrizioni sociali in diversi dipartimenti francesi. Lo scopo dichiarato sarebbe quello di tutelare la salute pubblica durante l'ondata di caldo estremo. Un utilizzo assai allegro del concetto di emergenza che sembrerebbe la perfetta scusante per l'imposizione di nuove regole alla popolazione, piuttosto che una gestione oculata di un problema che in fondo c'è sempre stato. Ma vediamone alcune nel dettaglio. Nel Dipartimento della Gironda, a partire dalle ore 14 di venerdì 17 giugno e fino a domenica 19 giugno, sono stati vietati sia gli eventi pubblici all'aperto sia quelli da svolgersi in locali non climatizzati. Tramite lo stesso decreto sono stati proibiti inoltre i fuochi d'artificio fino alla mattina di lunedì 20 giugno. Anche il Dipartimento della Charente Marittima ha emanato il proprio decreto sancendo che tutti gli eventi pubblici, in particolare quelli festivi, culturali e sportivi all'aperto o in locali aperti al pubblico non climatizzati, sono stati vietati venerdì 17 giugno dalle 14 alle 20 e nei giorni successivi fino alla fine dell'ondata. Alcuni potrebbero pensare che i timori sull'ondata di caldo siano fondati e che queste restrizioni abbiano davvero un ruolo nella tutela della salute pubblica. Ebbene, vorremmo far notare che fino a prima della pandemia il modus operandi abitualmente utilizzato dalle autorità per far fronte alle elevate temperature estive era soltanto quello di consigliare ai cittadini comportamenti da adottare. Ricorderemo tutti gli spot enuncianti i suggerimenti come evitare di uscire nelle ore più calde o bere molta acqua, soprattutto per bambini e anziani. Ora invece pare che le istituzioni abbiano imparato a non farsi troppi problemi nell'imporre divieti generalizzati a tutta la popolazione.